Salve a tutti signori, anche signore, a volte le mie analytics dicono pochissime. Comunque, questi sono i quattro prodotti che mi ha mandato Exa e vogliono che li metto tutti in un video, cioè non faccio quattro video separati, ho detto ti mando sta roba, un video, perché? Perché ci sono i sales, gli sconti, cioè voi andate sul sito Exa, è roba che costava poco, adesso costa pochissimo! Il primo che vado a mostrarvi è questo mouse, l'ho utilizzato così in questa maniera, è leggerissimo, loro lo chiamano ultra light, probabilmente sarebbe da definire ultra cheap. In ogni caso ha un tastino sotto che modifica la cosa dei LED qua dietro e poi ci sono questi tasti che fanno un click veramente osceno. Al di là di quello avete gestione dei DPI, una rotella dalla dubbia funzionalità, un cavo telato, quindi è il cavo e va bene per una presa tipo questa qui che ho io, non so come si chiama, Palm, Squencho, praticamente la mettete qui e lui funziona, no? Non ho niente da dire, veramente un mouse banalissimo, penso che anche questo bianco si rovinerà, credo che non lo andrò a rimpiazzare perché ho un bellissimo G502 e è wireless, come vedete hanno inventato questa tecnologia. Questo cavo comunque costa tipo $15, quindi ve lo regalo. Queste qui invece sono le top of the line di Exa, cioè cuffie wireless E910 con questo dongolone del cazzo che quando ho venduto le prime che mi hanno mandato, tra l'altro me lo sono dimenticato, ho dovuto raggiungere il tipo in macchina per dargli questa chiavetta. Comunque vabbè, fatto sta che sono wireless, ci ho già fatto una recensione al momento, sì, è pubblica sul mio canale credo, e ve le faccio subito. Che mossa, mai visto nelle mie review, guardatele qua, hanno il LED assolutamente triangolare, guai uno mi ha detto che è un rombo, assolutamente un imbecille, e in buona sostanza loro si staccano, il bello è che sono appunto wireless e le potete mettere così, no? Poi magari volete togliervi gli occhiali e niente, loro stanno lì, cioè incredibile. Per il terzo prodotto devo fare un'introduzione, anzi, ancora meglio, devo farvi una domanda. Vi siete mai chiesti quanto pesa una papera? Sicuramente più di queste cuffie, dato che sono le AirJoy Plus. Vi faccio notare, sul sito non c'è traccia delle AirJoy normali, oppure delle non Air o delle Joy. C'è questo e basta. Eccole qua. Allora, anche la scatola è leggerissima, vi faccio vedere l'unboxing. Molto semplice da fare. Tutte le cuffie di Exa sono molto buone perché contengono il sacchettino con cui ve le potete fraccare non so dove. Queste sono le cuffie. Allora, queste sono cuffie, ma chiaramente che hanno il cavo. E perché hanno il cavo? Ma niente, perché sostanzialmente non hanno budget per mettere le wireless, cavolo, costano $30. In ogni caso, anche qui, come vedete, si piega molto, 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 tra l'altro allargabile. No, vi faccio vedere un secondo. Per esempio, vanno dalla parte all'altra di un Blage, eccolo qua, che non so quanto sarà, 25 centimetri, non lo so, anche 30, e non hanno problemi, cioè si allargano veramente tanto, quindi un secondo. Ok, adesso so come si fanno gli spaghetti all'assassina. Torniamo alla review. Allora, queste cuffie, cioè, hanno il connettore Type-C viola, quindi praticamente dovete fare questa mossa. Quello lì, vedete, è il connettore Type-C che non è viola, la USB 3.1, quel che è, sì, ma questo no. Lo mettete dentro, al vostro case non ha la Type-C, mi dispiace, sfigati. Ecco, come vedete il LED ci certifica che sono accese. Sono delle cuffie che puntano principalmente a pesare pochissimo. Ok, il microfono che sto usando è quello del telefono, figuratevi se questo è un test audio. Però, ecco, secondo me non sono così comode come dovrebbero essere per delle cuffie che pesano così poco, cioè sicuramente dopo qualche ora le sentite. Tolto questo pregio, ammetto che queste cuffie non hanno molto senso, però magari ve le comprate, costano poco, dite, cioè quella cuffia che voi incazzate come delle iene, che cazzo ne so, a Call of Duty, tirate così, le mettete via, cioè, questo è il tipo di prodotto di cui stiamo, cioè basta. Last but not least abbiamo le migliori. Allora, intanto si vede subito dal premium della scatola che, guardate, se provate ad aprirla non c'è modo, insomma vi esce sta roba qua, che tra l'altro per sbaglio ho ricoperto con l'olio della pasta perché si è ribaltato, ce l'avevo in treno. Comunque sì, queste io le chiamo cuffie da treno, da autobus, da macchina, qualsiasi cosa. Perché le chiamo così? E dirai, Alex, perché non le hai ancora aperte? Perché sono uno a cui piace creare l'hype. Questo è il mio canale e ciucci. Apriamo, come ve l'ho detto, le più premium di tutte, tra l'altro col Bluetooth, quindi le potete collegare al telefono. Suonavo un po' come Galeazzi, ma sono ben più alto. E ecco, voi lo aprite così, lo mettete, sono meno cheap, purtroppo non baciano le due, io detesto quando non lo fanno perché ve lo fare, che voi le accendete così, dovete ascoltare l'audio dentro, ma come tutte le cuffie di Exa parlano, perché
pensano che sia furba questa cosa, ovviamente non lo è, e hanno, ecco perché le definisco cuffie da treno, a parte vabbè il wireless eccetera, hanno l'ANC, l'Active Noise Cancellation. Lo aprite, lo accendete, voglio dire, si attiva questo ledino che voi non potete vedere mentre le indossate, quindi figuratevi l'utilità. E queste sono le cuffie, cioè incredibile, voi state così, siete in treno, volete anche un oggetto un po' di stile, non è male, le attivate, questo noise cancellation, diciamo, elimina i rumori, quelli costanti, fissi, non proprio il top della vita. Diciamo, volete sentire un film, ok, forse sto urlando, ma volete sentire un film e magari il treno disturba, cioè il vostro audio, il volume non è abbastanza, neanche se mettete, crankate tutto il volume rocker e spaccate tutto. Allora, cosa fate? Attivate queste, attivate l'ANC qua dietro, e bam, teoricamente un po' vi salva. Io l'ho provato sulla tratta Verona-Vicenza, non so se funziona fino a Padova e tantomeno so se funziona in altre parti d'Italia, ma di sicuro funziona sul regionale smarso, quello proprio con i sedili, quei colorati brutti. Cioè, parliamo oggettivamente per un secondo, cioè, voglio dire, ma guarda, cioè, non so se vi rendete conto di cioè, boh...